al cinema quando il cinema tornerà a me, cioè finché alla gente non interessa vedere un altro film mio, io non ho nessun interesse a fare un altro film. Senza dialoghi, per cui era un film muto, fatto solo con una colonna sonora di rumori e di effetti sonori. Per cui non mi sembrava giusto che un film così fosse rappresentato da delle parole. Volevo che fosse un rumore. Il rumore del tamburo, Rataplan, mi piaceva, però siccome c'era già una canzone che si chiamava Rataplan, così fa il tamburo, non so, qualcosa del genere, allora ho aggiunto un ta per avere una originalità in più. Naturalmente, quando ho detto Cristaldi che volevo chiamare il film Ratataplan, si è messo a ridere e ha detto: sì, vabbè, comincia a fare il film, poi pensiamo al titolo. Quando ho fatto il film, ha detto: il film è molto bello, però adesso dobbiamo cambiare il titolo. E io allora sono andato a casa e ho pensato i titoli più brutti che potevo immaginare, perché volevo fargli scegliere Ratataplan. Quando il giorno dopo gli ho telefonato e glieli ho letti tutti al telefono, mi ha detto: guarda, lascia Ratataplan che è meglio. Ma diciamo che come tutte le cose accadono anche un po' per caso. Topor era amico all'epoca di Alessandro Calosci, che era l'organizzatore del film, e a mia volta ero amico suo, per cui alla fine noi eravamo alla ricerca di attori o sulla piazza o comunque che venissero a costo zero. Allora lui mi ha detto: guarda, c'è un mio amico disegnatore francese che ogni tanto viene a Milano perché lo stanno pubblicando così, per cui se gli dico di venire, lo ospitiamo 2 giorni, lo facciamo mangiare bene, lo facciamo bere bene e lui sarà felice di venire. E io ho detto: benissimo, ecco, per cui la cosa è molto casuale. Io poi all'epoca non c'era internet, che appena dicevi Topor andavi a digitare Wikipedia per sapere chi era, per cui io ero talmente preso dal film che quando ho lavorato non avevo la coscienza di sapere esattamente con chi stavo lavorando. Poi però ho trovato una persona squisita, una persona gentile, una persona creativa, una persona allegra, una persona che ha dato fiducia a un giovane esordiente. Io non avevo fatto niente, per cui lui è venuto a Milano e un sabato e una domenica abbiamo girato le sue scene, sia in esterno che in interno. E lui si è messo completamente a disposizione, anzi aggiungendo di suo a quello che erano le mie indicazioni. E questo mi ha aiutato molto, ecco. Poi ho scoperto a posteriori che era Topor, che era un grande disegnatore. Quando il film è uscito a Parigi, sono andato a Parigi, mi ha ospitato a casa sua, per cui ho visto anche a casa sua tutte le cose che stava facendo e da lì siamo poi diventati amici. Amici è una parola grossa, perché lui abitava a Parigi, io a Milano, lui beveva, io sono astemio, per cui insomma non è che avevamo molte occasioni per frequentarci, però c'era grande stima. Secondo me l'unico modo per fare centro è non pensare di dover fare centro, cioè fare un film che fai quello che sai fare, sei molto onesto. Io all'epoca avevo un'esperienza di cartoni animati e di mimo, per cui ho fatto un film muto, con le gag dei cartoni animati, erano le cose che sapevo fare. Non pensavo di fare un film che sarebbe andato in tutto il mondo, non pensavo di fare un film che 38 anni dopo poteva ancora essere guardato dai bambini di oggi e apprezzato, perché se lo fai vedere a un bambino di oggi non lo vive come un film di 38 anni fa, ecco, si appassiona a quello che vede proprio perché sono gag, basiche, sono gag visive, sono gag che hanno l'immediatezza del cartone animato. Io il teatro ho cominciato a farlo al Piccolo Teatro e mimo l'ho imparato al Piccolo Teatro da Maryse Flasch e Angelo Corti, che erano gli insegnanti del piccolo. Quelli di Grock è stata una scuola che ho fondato io con altri 3 amici proprio perché Maryse e Angelo erano andati a Roma al seguito di Streller e Milano era rimasta una piazza senza scuola di mimo. Nel 74 aprire una scuola di mimo a Milano era intercettare un sentire che ancora era sotto traccia, sotto pelle. Se tu pensi che nel 77 gli Indiani Metropolitani, che era un gruppo alternativo bolognese, scriveva sui muri "Una risata vi seppellirà", noi abbiamo anticipato di 3 anni l'apertura di una scuola di mimo in un decennio che era stato caratterizzato dalla strategia della tensione. Erano momenti difficili da analizzare, però la concomitanza
di una strategia della tensione che ormai aveva esasperato tutti, di una guerra armata da cui tutti ci volevamo distaccare e distogliere, da una riappropriazione del personale che faceva scrivere anche agli indiani metropolitani una risata vi seppellirà. Era tutto uno scivolo che andava verso la fine degli anni 70, quando è uscito la Tataplan, che di tutte queste cose è diventato un collettore. Per cui non è tutto merito mio, è merito di essere stato nel posto giusto, al momento giusto, con le esperienze giuste. Dai videogiochi cerco di star lontano perché so che potrei farmi prendere la mano. Allora, piuttosto che passare le giornate al videogioco, preferisco informarmi, ma non giocarci proprio in prima persona. Però mi piacevano di più i giochi di viaggio, di avventure, di risoluzione di enigmi. Non mi piacciono i giochi di lotta, di duelli, di contrapposizioni violente. Non mi piacciono perché mi sembrano abbastanza casuali. Mentre il viaggiare in una scenografia, in uno scenario, c'era Riven anni fa, il primo di questa serie, e tutte le varie declinazioni di Riven, io ci passavo le giornate, le notti. Infatti poi ho smesso perché ho detto: qui se no entriamo in una realtà parallela. Per quanto riguarda il cinema, io tornerò al cinema quando il cinema tornerà a me. Cioè, finché alla gente non interessa vedere un altro film mio, io non ho nessun interesse a fare un altro film. E devo dire che di produttori che ti inseguono ce ne sono pochi, quindi io non ho mai inseguito i produttori ed è naturale come conseguenza non fare cinema. Può anche essere che non ci torni più, ne ho fatti 10, diciamo, che riconosco come film per il cinema, più ho fatto una marea di televisione, una marea di fiction per la televisione, di cartoni animati, di puntate in diretta e non. Per cui non mi manca niente, ho fatto lirica, ho fatto prosa, pubblicità, ne ho fatte tantissime. Per cui oggi sono contento di essere ancora qui a parlare con entusiasmo di quello che sto facendo. E se quello che sto facendo è didattica, è una direzione del Centro Sperimentale di Milano, è un laboratorio allo IULM, pazienza, cioè pazienza o per fortuna, perché non è che tu alla mia età riesci a essere entusiasta ancora su Ratataplan che hai fatto 38 anni fa. Sarei un demente se fossi qui ancora a rifare Ratataplan, mentre sono qui ancora con entusiasmo perché faccio delle cose che 38 anni fa non potevo fare. Non doveva essere un'autobiografia, perché mi sembra molto inutile scrivere delle autobiografie, cioè non interessa a nessuno sapere cosa uno si ricorda della sua vita e che cosa vuol raccontare, è molto soggettivo. Però invece raccontare le emozioni che uno ha attraversato in 50 anni di vita, da quando ragazzino pensava di poter dire, divertirsi salendo su un palcoscenico, a oggi dove sul palcoscenico ci salgono tutti, magari anche solo con un selfie, magari anche solo nella propria pagina Facebook, magari anche solo telefonando per eliminare un candidato in televisione, ecco, mi piaceva riflettere un po' come si è passati dal musichiere a internet.